Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars con il Brawl Talk. No, sto scherzando, non è un Brawl Talk, è un evento, un nuovo evento ragazzi, che si chiamerà Brawl Together. È una figata, vi mostro tutto in questo video, lo reagiamo insieme. Infatti è appena uscito sul canale di Brawl un video che ovviamente è tutto bello sottotitolato in italiano, lo trovate qua su FR come sempre. Quindi iscrivetevi al canale se non volete perdervi nessuna novità e soprattutto se volete vincere 1 milione di gemme. Eh sì ragazzi, hanno fatto veramente una roba assurda. E poi in realtà non è 1 milione, ma sono 5, se andiamo a vedere, milioni di gemme. Ma adesso ci arriviamo. Iniziamo subito con la reaction nuda e cruda, ragazzi. Quindi vediamo cosa ci hanno preparato. Ok, ci sono Dani e Marzo che stanno combattendo contro degli Star Drop. Va bene, ok. C'è una scena molto cringe a tema Power Ranger, ma vedo che non ci facciamo mai mancare queste scene. Basta così, la cosa sta sfuggendo di mano, proprio come l'obiettivo community del nuovo evento. Benissimo. Hashtag Brawl Together. Bellissimo, bellissimo anche il disegno del nuovo pass. Allora, l'altra volta avevamo fatto 4 miliardi di kill, bene. Perciò questa volta renderemo le cose più difficili. Faremo 16 miliardi di kill in 2 settimane. Mamma mia, ma che è 16 miliardi? Vi daremo una mano. Ok, le eliminazioni fatte da soli sono un ok, le eliminazioni in coppia, in squadra, valgono doppio. Quindi se giocate con degli amici o col tasto gioca ancora, le eliminazioni valgono doppio, quindi please non giocate showdown. In tutte le modalità, incluse le 5v5 ragazzi, che tra l'altro hanno modificato per questo evento. Con il nuovo pass arriveranno le 5v5 senza ghiaccio, che ad alcuni player davano fastidio. Allora in questo evento si otterranno subito al primo step e il doppio dell'esperienza per il pass, che è tanta roba, tanta robetta. Poi dopo 2 miliardi di kill ci sarà uno star drop epico per tutti i giocatori del mondo. Poi il raddoppio degli star drop giornalieri, quindi anziché 3, 6 star drop giornalieri. Poi un altro star drop epico, l'aumento delle maestrie, star drop mitico, il raddoppio dei punti maestria. Qua ragazzi, ciao, arriverà la gente, ne approfitterà per fare la fama meteora. L'oro, ok, la pioggia d'oro come penultima ricompensa, e poi un bello star drop leggendario. Beh, ricompense golose, devo dire. Tra poco poi comunque ci soffermiamo. Hashtag Brawl Together, ok. Si sono fatti i conti e 16 miliardi di kill sono possibili, e ci sta perché il gioco in effetti ha tantissimi player in più in questo momento. Ok, di solito diamo dei regali durante questo evento. Questa volta sarà più facile ottenerli. Vi basterà semplicemente giocare all'evento ogni giorno, ok? Sceglieremo 1000 giocatori, ok? Che hanno giocato all'evento i giorni che giocate, ok? Se giocate più avete più chance, se ho letto bene. 150 gemme per chi vince, quindi 150 gemme per 1000 persone, ok? E tra questi 1000, 5 verranno estratti e riceveranno 1 milione di gemme, che riceveranno per sé e per i loro 4 amici con cui hanno giocato di più. Ah, che figata! Riceveranno un messaggio il 9 di febbraio quando si concluderà l'evento. Quindi chiamate i vostri amici, hashtag Brawl Together e buon divertimento. Allora, fermi tutti. Conclusa la reaction nuda e cruda, rivediamo le parti salienti per capire bene, ragazzi. Scene cringe a parte. Allora, non mi è chiara una cosa, neanche a me, prima che me lo scrivate nei commenti. Perché hashtag Brawl Together, se poi effettivamente l'hashtag non si usa? Perché tutto avviene in game, ragazzi. Questa volta non ci saranno giveaway sulle pagine social. Io ovviamente vi invito a seguirmi sui miei social, li trovate nel Linktree, perché è lì che faccio i giveaway quando ci sono. Però stavolta, evidentemente, per provare, hanno voluto farla così. Ma il fatto che hashtag Brawl Together, dove lo mettiamo se dobbiamo fare tutto in game? Boh. Allora, bellissimo questo pass a tema San Valentino. Non ho capito se è il logo dei Brawl Together o è il logo del pass che sta per arrivare. Ma non credo che ogni mese cambiano il design del pass, sarebbe una roba assurda, ma sarebbe anche un lavoro assurdo. Quindi secondo me il pass plus è quello che conosciamo tutti. Però hanno fatto un pass a tema San Valentino, caruccio. Allora, 16 miliardi di eliminazioni entro 14 giorni. Quindi ragazzi, tra 14 giorni, 2 settimane, sarà il 9 di febbraio, giorno in cui alla fine del video hanno detto che daranno i premi. Quindi il premio arriverà alla fine di questo evento. Io vi faccio notare questa data più che altro per un motivo. Attenzione, se volete magari sfruttare il bonus maestrie, fatelo entro il 9 di febbraio. Tra l'altro, solo adesso che è finito il precedente Chroma No More, la gente si è accorta di quanto fosse OP avere i doppi star drop e
soprattutto quanto fosse OP avere il boost sulle maestrie, sia la maggiorazione sia poi il per 2. Tra l'altro, a proposito di Chroma No More, ragazzi, su Brawl Stars Cina il Chroma No More è ancora attivo, e non solo, ci sono ancora i crediti cromatici. E ho in serbo un bel video per voi che uscirà domani, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale perché domani esce una bombetta di nuovo su Brawl Stars Cina. Mi raccomando, se non avete amici con cui giocare, sfruttate quantomeno il gioca ancora, perché quel tasto, ragazzi, serve effettivamente per conteggiare doppie le kill. Se giocate con dei randomini, il gioco ve li considera come compagni di squadra. Inoltre, la rimozione del ghiaccio dalle mappe 5v5 è avvenuta perché alcuni utenti non erano contenti di questa cosa. Infatti qua dice perché ad alcuni di voi dava un po' fastidio. In effetti non era al massimo della vita. Le ricompense di questo evento, vabbè, le avete viste, ve le faccio rivedere ancora una volta, sono queste, ragazzi, tanta robetta. Poi dicono di nuovo hashtag Brawl Together, che io non ho capito dove va inserito sto hashtag Brawl Together. Penso a sto punto se uno posta qualcosa a tema sui social, credo. Però appunto questa volta non ci sarà una parte social per quanto riguarda questi giveaway, perché avverranno in game. Cosa bisogna fare? Basta giocare l'evento. L'evento riguarda tutte le modalità, quindi basta giocare a qualsiasi modalità di Brawl Stars. Ovviamente fatelo ogni giorno, verranno estratti 1000 giocatori di chi appunto ha giocato questo evento. Però attenzione, perché vi dico di giocare tutti i giorni, perché la scelta avverrà anche in base al numero di giorni in cui avete giocato. Non è che dovete giocare 6 ore al giorno, ragazzi, giocate poco anche, ma tutti i giorni. Cercate di ritagliarvi quel minutino per fare una partita. Sono 14 giorni, tanta gente sono sicuro che non ce la farà. Se riuscite a fare quella partitina ogni giorno, sicuramente aumentate di molto le vostre possibilità di vincere. 1000 player sono tanti, ma saranno comunque poche le chance, parliamoci chiaro. Ah, e per tutti quelli che mi scrivono i commenti: ah, ma non vincerò mai, e allora non partecipare. Raga, è un giveaway, è una cosa per divertirsi. Coraggio, cerchiamo di fare un po' come la lotteria, dai. Cosa pensate, che io non ci proverò? Insomma. Qua ribadiscono: più giorni giocate, più chance avrete di ricevere i regali. Ad ogni modo, queste 1000 persone riceveranno ciascuna 150 gemme. Ma non è finita, perché 5 player vinceranno il biglietto dell'amicizia, ovvero questo. E che cosa sblocchi col biglietto dell'amicizia? 1 milione di gemme. E non è finita, perché lo riceverete voi, 5 fortunati in tutto il mondo che avrete il biglietto dell'amicizia, e 4 dei vostri amici. Quindi in realtà non sono 5, ma sono 25 player che riceveranno ciascuno 1 milione di gemme. Però attenzione, perché non vinceranno i player con cui avete giocato di più storicamente, ma i player con cui avete giocato di più questo evento. E quindi io lo giocherò sicuramente con gli iscritti e con i sub, giocherò con tutti, ragazzi. Faremo una stream per masterare i brawler insieme. Comunque, come vi dicevo, i fortunati vincitori riceveranno un messaggio il 9 di febbraio, che è il giorno in cui finisce tutto. E giustamente concludono dicendo ancora una volta hashtag Brawl Together. Ma dove lo mettiamo sto hashtag? Miseria. Comunque, ragazzi, questo è l'evento Brawl Together. Spero che vi piaccia. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Sicuramente mi vengono già in mente delle idee per dei contenuti interessanti con questa cosetta. Comunque, se non sbaglio, oggi è già uscito un altro video, quindi andatelo a recuperare, perché nel frattempo ieri hanno droppato Larry e Lori e c'è il delirio in questo momento sulla community. In più adesso c'è sta roba. Ciao, ragazzi, in sti giorni sul canale ci sarà il delirio, quindi ripeto, l'iscrizione sarà fondamentale. Ci aggiorniamo presto, un salutone, ciao belli.